Buonasera a tutte e a tutti. Questo è un evento che è svolto durante la conferenza dell'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale, ma come ormai tradizione è un evento aperto. E quindi è un evento non dedicato soltanto ai soci, ma dedicato a tutti, con particolare riguardo agli studenti, che questa sera saranno parte attiva di questo dibattito. Allora, io introduco un attimo l'argomento, poi dopo di me implementerà meglio la discussione Emanuela Girardi parlando degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'intelligenza artificiale, e poi Francesca Lisi farà una zoomata su uno dei problemi dell'SDG, uno degli obiettivi dell'SDG. Il dibattito prende spunto da un libro che abbiamo pubblicato come Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale a luglio nell'edizione CNR e che trovate su internet in modo molto facile, perché se digitate CNR, l'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, vi porta direttamente al sito dove potete scaricare il libro. È un libro che cerca di descrivere prima di tutto che cos'è l'intelligenza artificiale, e su questo io farò un brevissimo speech adesso. Poi c'è un capitolo che riguarda le strategie pubblicate dai vari paesi del mondo sul tema dell'intelligenza artificiale. C'è un capitolo sulla sostenibilità, cioè cosa vuol dire intelligenza artificiale per la sostenibilità, che è il tema di questa sera. C'è un capitolo sulla negoziazione, perché abbiamo capito che per mettere d'accordo la gente sugli obiettivi di sviluppo sostenibile bisognerà convincerla, e l'abbiamo visto nella COP26, la cosa non sarà facile, e l'intelligenza artificiale può dare una mano anche su questo. E poi c'è un capitolo sulle raccomandazioni al mondo politico, che vengono fuori anche dalla sintesi delle cose che abbiamo scritto. Allora, brevemente, che cos'è l'intelligenza artificiale? Non è quello che si vede nei film di fantascienza. Cioè, noi quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo di un essere senziente che va in giro imponendo la sua volontà. Diciamo che noi siamo capaci di fare delle macchine che in ambiti ristretti, particolari, specifici, fanno delle cose che ci appaiono intelligenti. Ma cosa vuol dire intelligenza? Guardate, è molto difficile definire cosa vuol dire intelligenza, perché noi mettiamo insieme al termine intelligenza tutta una serie di cose che ci riguardano in qualche modo, cioè le emozioni, l'autocoscienza, la capacità di provare sentimenti. Però se cerchiamo di sfrondare questo, diciamo che un essere intelligente è un essere che riesce a crearsi un modello della realtà e che poi interpreta gli stimoli che riceve dai propri organi di senso secondo quel modello, oppure che ragionando sul modello riesce a trovare delle soluzioni a dei problemi che ha davanti. Quindi la verità è che noi non percepiamo la realtà, noi la adattiamo al modello mentale che abbiamo. E questo succede a noi, succede agli animali. Secondo Mancuso, che è un botanico famoso, succede anche alle piante, e sicuramente succede alle macchine, a quelle macchine dove noi creiamo un modello della realtà magari molto ridotto, oppure le macchine da sole si creano un modello della realtà, se pensiamo a tutti gli strumenti di machine learning che in fondo fanno questo. Fanno sì che la macchina si riesca a crearsi un modello di una determinata parte della conoscenza. Questo fatto, il fatto di riuscire a costruire questo modello, ha degli effetti molto positivi e degli effetti anche però negativi. Gli effetti negativi sono che insiti nel modello ci sono dei bias, ci sono delle distorsioni, diciamo così, no? Beh, ma anche positive. Quando voi vedete una seggiola, vi ci mettete a sedere,
non pensate sia una seggiola rotta in generale. Tant'è vero che qualche volta poi cascate perché ci sono alcune situazioni particolari dove la seggiola è rotta. Ma in generale non è così, no? E quindi noi abbiamo degli stereotipi, fatemi dire, che ci aiutano anche a sopravvivere. Cioè una gazzella che va a abbeverarsi al fiume e trova il leone, non è che si chiede se quello sarà un leone buono, un leone già, che ha già mangiato, no, prende e scappa, perché questo la fa sopravvivere. Però il problema è che noi tendiamo ad accettare tutti gli stimoli che sono congruenti al modello mentale che ci siamo creati e a rifiutare tutti gli stimoli che non lo sono. E questo delle volte è un ostacolo per imparare cose nuove. Quindi ogni tanto dobbiamo far crollare le nostre convinzioni, le nostre realtà per imparare delle cose nuove. La scienza fa questo, la scienza mette in dubbio le cose. Il metodo scientifico serve a questo. Allora, questo concetto di intelligenza ci porta a pensare che è un modello limitato per evidenti ragioni. E anche il nostro modello limitato, perché la nostra intelligenza, il nostro modello della realtà, si è creato a partire da alcuni millenni di esperienze ed è molto adatto a individuare situazioni che sono situazioni locali, vicine a noi, e su scala temporale ridotta. Ora noi, non da molto, da qualche decennio massimo, ma anche meno, insomma, sì, forse 20-30 anni, abbiamo cominciato a cambiare le cose in modo sostanziale. Perché? Prima di tutto perché siamo 7 miliardi e mezzo e quindi siamo tanti, e poi perché stiamo andando verso un mondo globalizzato. Ma la nostra intelligenza non è mica capace di cogliere gli effetti delle nostre azioni in un mondo globalizzato. Il nostro modello della realtà non è sufficientemente preciso per andare in questa direzione. Che cosa può succedere con l'intelligenza artificiale? Dei disastri spaventosi se noi immettiamo il nostro modello della realtà dentro le macchine in modo arbitrio. Oppure quelle macchine ci possono dare una mano proprio a cogliere quella dimensione della realtà che da soli non siamo capaci di cogliere. Stiamo parlando di riscaldamento globale, ma di pancia noi non la sentiamo questo effetto. Sì, poi con ragionamento ci arriviamo, però non è qualcosa a cui siamo sensibili per default. Allora, come noi abbiamo inventato il microscopio, ed è uno strumento che ci ha aperto il mondo verso una dimensione che non conoscevamo, e quando abbiamo inventato il telescopio, è successo lo stesso con un altro tipo di mondo che non riuscivamo a vedere, almeno nei dettagli. Questi strumenti ci hanno consentito di ampliare le nostre capacità. In qualche modo ci hanno ampliato il nostro modello mentale e ci hanno permesso di raggiungere, situazioni che prima non riuscivamo a cogliere. Così, oggi, con gli strumenti di intelligenza artificiale, se ben diretti, a mio avviso possiamo crearci un modello della realtà, di questa realtà complicata, che può aiutarci anche ad andare nella direzione giusta. Dipende molto da noi. Stamattina il direttore generale della Commissione europea, Roberto Viola, ci ha spiegato che c'è un progetto a livello europeo che si chiama Destination Earth, che usando i dati dei satelliti cerca di creare un modello digitale, un gemello digitale, l'ha chiamato lui, della Terra, in modo tale da capire gli effetti delle nostre azioni sul pianeta. E questa potrebbe essere una cosa intelligente. E io mi fermo qui. Eccomi, allora mi metto anch'io il timer così sono, non vado poi troppo lunga. Bene. E buonasera a tutti, sono Emanuela Girardi. E, allora io andrei avanti da quello che ci ha raccontato, come ci ha introdotto bene Piero nella prima parte. E noi abbiamo fatto questo studio dove appunto nella prima parte ci siamo dedicati un po' a spiegare che cosa sono le tecnologie di intelligenza artificiale e poi abbiamo cercato di capire come queste tecnologie possono essere utilizzate
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi i 17 obiettivi e i 169 sottobiettivi. Perché abbiamo fatto questo studio? Perché, come ci diceva Piero, queste tecnologie, le tecnologie di intelligenza artificiale, sono uno strumento molto potente e quindi è molto importante utilizzarlo per un obiettivo che deve essere il più possibile condiviso e il più possibile ampio. E gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono ad oggi, diciamo, gli obiettivi maggiormente condivisi perché sono stati sottoscritti da 193, leader di paesi del mondo e rappresentano soprattutto non solo la dimensione economica, ma rappresentano un elemento molto innovativo perché hanno introdotto anche la dimensione sociale e la dimensione ambientale dello sviluppo. E questo è importante perché oggi, come ci spiegava Piero e come ci ha parlato anche questa mattina il direttore Viola, oggi ci sono grandissime sfide che dobbiamo affrontare, i cambiamenti climatici, i cambiamenti ambientali, l'aumento delle disuguaglianze. E queste tecnologie rappresentano appunto uno strumento molto potente che può esserci di grande aiuto. Quindi, se noi abbiamo deciso per cosa utilizzarlo e abbiamo molto chiaro l'obiettivo, come ci anticipava adesso Piero, però è un obiettivo chiaro, ma è molto complesso e quindi richiede un progetto intelligente ed un progetto tra l'altro che abbia una visione globale. Perché? Perché anche se noi prendiamo questi obiettivi e per esempio decidiamo di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale per raggiungere l'obiettivo 2, che è zero fame, e quindi allora decidiamo di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare le coltivazioni, per aumentare quindi, per produrre più cibo, ma questo potrebbe avere un impatto negativo su altri obiettivi perché magari verrebbero utilizzati maggiori pesticidi o magari un maggior utilizzo di risorse idriche e quindi comprometterebbe magari l'aggiungimento dell'obiettivo, quello sull'utilizzo delle risorse idriche oppure quello sulla salute. Quindi è molto importante avere una visione d'insieme, quindi una visione globale e soprattutto è molto importante capire a fondo quello che è il contesto di partenza. E quello che abbiamo fatto noi quindi in questo studio è sì analizzare come queste tecnologie possono essere utilizzate per raggiungere vari obiettivi in una visione chiaramente d'insieme, ma soprattutto abbiamo cercato di capire molto bene il contesto, perché utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale è importante sia il contesto di riferimento, quindi i dati che poi noi utilizziamo, ma sia soprattutto anche l'obiettivo che quindi per noi in questo caso è molto chiaro. E per quanto riguarda il contesto, quello che abbiamo cercato di fare prima di partire ad analizzare i singoli SDG, abbiamo cercato di definire tre, diciamo, punti fondamentali che secondo noi sono molto importanti prima di partire con questa analisi. E il primo sono tre, quindi il primo serve una sorta di cambio di paradigma, perché noi siamo abituati a pensare a un approccio umanocentrico, quindi a mettere sempre l'uomo al centro. In realtà, se vogliamo veramente raggiungere questi obiettivi e raggiungere l'obiettivo finale di non lasciare nessuno indietro e il benessere delle persone, dobbiamo spostarci e adottare un approccio che deve essere planetocentrico, cioè deve mettere il pianeta al centro e non solo l'uomo. Perché questo? Perché fondamentalmente noi dobbiamo capire che alla fine, cioè, non possiamo più continuare ad alterare o a distruggere il pianeta che ci ospita, perché altrimenti se noi distruggiamo il pianeta che ci ospita, a questo punto neanche gli obiettivi di sviluppo sostenibile avrebbero più senso. Quindi per migliorare la vita, diciamo, le condizioni di vita dell'uomo, noi dobbiamo per forza mettere al centro, cioè non più l'uomo, ma il pianeta che ci ospita, quindi l'intero ecosistema che ci supporta e quindi considerare che non siamo noi al centro, ma siamo uno degli elementi dell'ecosistema e all'interno del quale viviamo. Quindi sì, questo è il primo punto di partenza. L'altra considerazione importante che abbiamo fatto è che bisogna capire bene quali sono le risorse. Quindi noi dobbiamo fondamentalmente prendere coscienza del fatto che le risorse scarse non sono più quelle che pensavamo dall'economia tradizionale, che erano il capitale e il lavoro, ma le risorse scarse oggi sono le risorse naturali. E quindi bisogna passare da una sorta di visione, diciamo, quella che Kenneth Boldin chiamava l'economia del cowboy, cioè il fatto che noi
pensavamo di vivere in un sistema aperto dove la terra era come se fosse come delle praterie, dove le risorse fossero inesauribili e sterminate, dobbiamo pensare invece che viviamo in una sorta di navicella spaziale e quindi dobbiamo pensare a una sorta di economia dell'astronauta, dove alla fine le risorse sono limitate e devono chiaramente essere riutilizzate in un'ottica di economia circolare. Se noi però facciamo queste due premesse, quindi mettiamo al centro il pianeta, capiamo quelle che sono le risorse, abbiamo molto chiaro l'obiettivo, a questo punto per sapere se noi raggiungiamo l'obiettivo dobbiamo poterlo misurare. E quindi arriviamo al terzo elemento, la terza considerazione che ci serve poi per affrontare questo studio, e cioè il fatto che gli indicatori che vengono utilizzati oggi, che tradizionalmente è quello che è il PIL per misurare, diciamo, il benessere e la crescita delle società, sono indicatori importanti, ma non sono più sufficienti, perché se noi se l'obiettivo è il benessere delle persone, molto spesso magari la crescita del PIL non è necessariamente legata al crescere, diciamo, del benessere delle persone, anzi, molto spesso una crescita del PIL potrebbe essere collegata a un aumento delle disuguaglianze. E quindi servono dei nuovi indicatori. Molto importanti e molto interessanti sono quelli che sono stati sviluppati in Italia, per esempio il BES, il benessere equo e sostenibile, che è un indicatore che è stato sviluppato dall'Istat e CNEL e che ha 12 sottoindicatori e tiene conto delle varie dimensioni del benessere, per esempio della povertà assoluta, del sistema di istruzione, della formazione, dell'alimentazione. Quindi ci sono vari elementi che ci permettono di valutare se una società e sta producendo benessere per i propri individui oppure no. Quindi, se noi abbiamo fatto queste premesse, quindi sappiamo che cioè diciamo, il nuovo paradigma è di mettere il pianeta al centro, sappiamo che dobbiamo capire abbiamo capito quali sono le risorse scarse, che quindi sono le risorse naturali, e poi abbiamo anche imparato a misurarle, quindi misuriamo veramente il benessere degli individui. A questo punto possiamo partire con il nostro studio e vedere come si possono utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale per raggiungere ognuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Guardo solo velocemente come sono messa col tempo, ancora 2 minuti. E che cosa abbiamo fatto quindi? Per ogni obiettivo abbiamo cercato di spiegare quali sono le grandissime opportunità e i grandissimi benefici e abbiamo cercato anche di analizzare quelli che sono i rischi, perché con queste tecnologie offrono grandissimi benefici, ma ci sono anche dei rischi correlati che devono essere conosciuti, chiaramente devono essere gestiti. Questo proprio per evitare che ci sia un aumento delle disuguaglianze. E poi per ogni obiettivo abbiamo cercato di identificare quelle che sono le migliori pratiche già esistenti in Italia o nel mondo e le abbiamo presentate e le abbiamo analizzate. Vi faccio qualche esempio. Piero prima citava l'SDG 13, per esempio, agire sul clima. E in questo caso, stamattina il direttore Viola ci ha presentato il progetto che è stato sviluppato appunto dalla Commissione europea, che si chiama Destination Earth, che è un gemello digitale della Terra. E questo ci permette di sviluppare un modello dove si possono poi stimare quelli che potrebbero essere gli impatti delle politiche, diciamo, sul clima, sui cambiamenti climatici che vengono decise. E poi, soprattutto, si possono monitorare quelli che sono i reali cambiamenti climatici e intervenire chiaramente in modo predittivo. Quindi questo è un primo, diciamo, un primo esempio di utilizzo. Un altro esempio interessante che citava sempre stamattina il direttore Viola riguarda invece il progetto Brain Project. Anche questo riguarda l'SDG3 e la salute, e in questo caso si sta creando, sempre a livello di Commissione europea, un gemello digitale dell'essere umano. E ci sono due progetti in questo caso, uno che riguarda il sistema immunologico e l'altro invece che riguarda il sistema cardiocircolatorio. Anche in questi casi ci si possono poi testare quelle che potrebbero essere delle nuove terapie, delle nuove cure sul gemello digitale e questo potrebbe portare chiaramente grandi scoperte nel campo della salute. E nel campo della salute, tra l'altro, le tecnologie di intelligenza artificiale sono state anche molto utili per sconfiggere, diciamo, o per contrastare quelli che sono stati gli effetti del Covid-19, sia nella bioinformatica che nella telemedicina, che nell'analisi delle immagini dei polmoni, delle TAC dei polmonari di pazienti che erano infetti da Covid. Quindi i supporti sono stati molto, molto, cioè, molto numerosi e molto concreti. Quindi le persone hanno proprio potuto toccare con mano quello che era l'impatto di un utilizzo positivo di queste tecnologie. L'ultimo SDG che ci tenevo a citarvi, perché secondo me è molto importante ed è soprattutto per quanto riguarda le disuguaglianze, è l'SDG 1, che è la povertà. Che
In questo caso, ecco, poi finisco che ho finito il mio tempo. In questo caso, lo studio che abbiamo fatto è molto interessante perché attraverso l'utilizzo di queste tecnologie si possono monitorare le varie dimensioni della povertà, che oggi non è più solo una povertà, diciamo, economico-finanziaria, ma una povertà che ha varie dimensioni, che possono essere quella, per esempio, dell'accesso all'istruzione, dell'accesso all'informazione, dell'accesso ai servizi sanitari. E tutte queste dimensioni, soprattutto su alcune, diciamo, fasce della popolazione, per esempio della terza età, se vengono analizzate in maniera predittiva, permettono di identificare un livello di rischio che può essere alto, medio, basso e poter intervenire con delle politiche, diciamo, specifiche per andare ad evitare poi delle situazioni di peggioramento, di isolamento e di emarginazione che a volte poi possono anche tramutare in malattie o altro, o peggio. E in questo caso c'è un progetto molto bello che si chiama AMPEL, che è portato avanti dalla professoressa Bandini insieme a una serie di università. E ci sono tantissime applicazioni come questa che sono già utilizzate e che noi abbiamo inserito nel nostro studio e che fanno vedere proprio quelli che sono degli utilizzi concreti delle tecnologie di intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Io a questo punto passerei la parola a Francesca, che ci racconterà invece dell'SG5 e quindi di come le tecnologie di intelligenza artificiale, grandi opportunità e anche rischi, possono essere utilizzate per raggiungere una parità, un'uguaglianza di genere. Prego, Francesca. Grazie Manuela, io ho qualche slide da mostrare. Immagino che le vediate. Dunque, a me tocca l'onere e l'onore di un breve approfondimento sull'obiettivo 5 di gender equality, che in italiano tradurremo come parità di genere, e di come le tecnologie di intelligenza artificiale si correlano con questo obiettivo. Allora, qui ho riportato, chiaramente non abbiamo il tempo di analizzarle in dettaglio, tutti i punti che compongono l'obiettivo 5. Ho messo in evidenza soltanto alcune parole chiave per dare un'idea delle tematiche importanti che sono toccate in questo obiettivo. Perseguire la parità di genere non significa soltanto contrastare forme di violenza che possono sfociare in femminicidi, eccetera, non significa soltanto contrastare le forme di discriminazione, ma significa anche, per esempio, riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, il lavoro domestico non retribuiti. O significa anche pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica. Altro punto importante, l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi. Quindi, come già da questi primi elementi è evidente che l'interazione di questo obiettivo con gli altri dell'Agenda 2030 è sotto gli occhi di tutti. Un altro punto importante, su cui tornerò, alla fine del mio intervento è, i pari diritti di accesso alle risorse economiche. E poi sicuramente importante rilevante per questo evento di oggi, si menziona proprio nel punto 5.b. Il miglioramento dell'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione. L'obiettivo, gender equality, significa aumentare la forza, l'autostima e la consapevolezza delle donne. Quindi cerchiamo ora di capire, come la situazione nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Ho inserito anche questa infografica qui a destra perché mette in evidenza come la pandemia purtroppo abbia determinato un certo regresso nel raggiungimento di questo obiettivo. Per diverse ragioni, su alcune di queste magari tornerò, però questo spiega anche perché è importante, soprattutto ora, parlare dell'obiettivo 5 e diciamo, concentrare un po' i nostri sforzi
e anche le nostre ricerche per poter superare questo momento di impasse. Allora, situazione in Italia. Da fonte ASVIS, che è l'associazione quella italiana che promuove appunto l'Agenda 2030, dopo quindi guardando questo grafico, allora, guardando questo grafico qui in basso, si nota che c'è stato dal 2010 c'è stato un incremento, ovviamente misurato con diciamo degli indicatori appositi, c'è stato un incremento, un cauto ottimismo, insomma, nel raggiungimento dell'obiettivo, tant'è che l'Italia ha colmato un bel divario. La posizione nel 2010 era indicata qui da questo puntino grigio. E nel 2020, come vedete, questa barra in azzurro mostra come l'Italia rispetto alla media europea diciamo, abbia fatto dei passi da gigante. Qual è la situazione in intelligenza artificiale? Vi sono delle criticità che sono state già in realtà anticipate da Piero Pocianti quando ha introdotto il problema degli stereotipi e dei pregiudizi, gli stereotipi che poi possono trasformarsi in pregiudizi e portare poi in una sorta di circolo vizioso ad atteggiamenti discriminatori. Queste criticità sono state negli ultimi anni messe in evidenza da diversi report a livello internazionale. Qui ci sono le copertine di due di questi promossi e pubblicati dall'UNESCO. Il primo nel 2019 e l'altro nel 2020, quindi un intero report dedicato proprio alle criticità della dimensione di genere nelle tecnologie digitali e in particolar modo poi nel secondo, proprio sulle tecnologie di intelligenza artificiale. Allora, nel mirino di questi report c'è proprio il problema degli stereotipi e dei pregiudizi. Gli inglesi lo chiamano bias, e quindi si tratta di storture presenti nei dati che riflettono queste, come dire, scorciatoie cognitive di cui parlava Piero. I dati, come sappiamo, in molti di questi sistemi basati sull'intelligenza artificiale diventano, come dire, il foraggiamento, no? Per gli algoritmi. E quindi queste che sono degli stereotipi, dei pregiudizi presenti nel mondo reale, attraverso i dati poi vengono travasati nei sistemi di intelligenza artificiale. Ovviamente, se questi sistemi vengono utilizzati in contesti di supporto alle decisioni, possono dar luogo a delle vere e proprie discriminazioni. Il problema è un problema serio e quindi diciamo che la comunità scientifica ne è al corrente e lo sta affrontando e chiaramente non possiamo fare a meno di menzionarlo, questo problema e soprattutto di cercare delle strade per ovviare al problema stesso. C'è anche un film documentario che di recente è stato diffuso, si chiama proprio Coded Bias e racconta proprio la storia di questa ricercatrice dell'MIT di Boston che per prima aveva rilevato e aveva denunciato questo problema dei bias, in particolare nelle applicazioni di riconoscimento facciale. Aveva notato che la telecamera che do avrebbe dovuto
riconoscerla all'ingresso dell'istituto che lei frequentava, essendo lei una afroamericana, quindi una donna di pelle scura, il sistema aveva delle difficoltà a riconoscerla molto spesso. E quindi poi fece uno studio su questo e effettivamente dimostrò con dei dati sperimentali che questi sistemi erano addestrati con grandi moltitudini di immagini, soprattutto di uomini bianchi, e quindi è chiaro che avevano delle prestazioni degradate nel caso delle immagini di volti di donne di colore. Chiaramente non c'è il tempo di analizzare molti di questi sistemi che hanno rilevato, insomma, queste storture, e c'è anche il caso del reclutamento del personale, sistemi che aiutavano alcune aziende a poter fare reclutamento del personale, ma c'è anche l'accesso al credito bancario e molte altre. Allora, quindi il problema, come dicevo, è un problema all'attenzione, tant'è che proprio in occasione del Women 20, che diciamo è il comparto del G20 dedicato proprio alle tematiche di genere, che quest'anno si è tenuto in Italia, e diciamo, il capo delegazione italiano, che è la nostra direttrice dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, ad aprile 2021 diceva che è molto importante affrontare, diciamo, questo impegno nell'eliminazione del gender gap, del divario digitale di genere. E questo non solo negli studi, ma anche nel mondo lavorativo e nella vita di tutti i giorni. E lei proprio menziona il caso dell'intelligenza artificiale, dice: Artificial intelligence needs teamworks, quindi ha bisogno di squadre di lavoro. Quindi quando si compongono i gruppi di lavoro all'interno delle aziende, è necessario garantire quella che gli anglosassoni chiamano la diversity, in particolare un bilanciamento fra uomini e donne, se noi vogliamo veramente che questi stereotipi di genere non vengano poi riprodotti dalle macchine. Quindi, questa è una dichiarazione fatta da lei in un articolo in cui illustrava i 5 punti strategici che Women 20 vorrebbe sottolineare come società civile. La settimana scorsa è stata pubblicata la Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, è un documento prodotto da un panel di 5 esperte e 4 esperti, quindi devo dire che sono molto compiaciuta di vedere finalmente un panel bilanciato nei due generi. E il documento enfatizza fra i 4 punti di debolezza nel panorama dell'IA italiana il divario di genere significativo. Quindi è esplicitamente menzionato nel documento. E come azione il panel suggerisce di appunto impattare sulle strategie per la promozione dei talenti e per appunto lo sviluppo di competenze. In particolare, proprio questo cito dal documento, è necessario stimolare l'interesse delle giovani generazioni verso i corsi e le carriere STEM, con particolare attenzione alle donne. Come associazione, negli ultimi anni ci siamo impegnati anche su questo tema, in particolare lo scorso anno, in occasione sempre della nostra conferenza annuale, abbiamo avuto un evento aperto espressamente dedicato alle questioni di genere e intelligenza artificiale, ma anche quest'anno come evento satellite della nostra conferenza. In collaborazione con la casa editrice Este abbiamo organizzato un workshop a luglio, pensato anche per il mondo aziendale. Tutte queste iniziative, tutte queste attività sono mirate a sensibilizzare su stereotipi e pregiudizi nei dati, sulla sottorappresentazione femminile nella comunità
non solo scientifica, ma anche la comunità, quelli del professionale, e infine anche sulla cosiddetta innovazione di genere nella nostra disciplina. Chiudo. Allora, vorrei, come dire, dare un'idea di come questo obiettivo sia in realtà intimamente legato a molti altri nell'Agenda 2030 e l'approccio è quello del cosiddetto One Health. C'è un forte legame fra donne e ambiente. Da un lato il cambiamento climatico e le conseguenze indirette. Quindi dirette e anche indirette di tutte le calamità naturali impattano in modo particolare sulla salute, la sicurezza e i diritti delle donne. Dall'altro lato l'ambiente e quindi anche diciamo, le nuove forme di economia che possano essere legate all'ambiente, quindi la green e la blue economy, possono fornire delle nuove opportunità professionali per le donne e per le ragazze. Quindi, da più parti è emersa la necessità di creare una sinergia fra lotta per la parità di genere e lotta al cambiamento climatico. E questo è possibile grazie ad azioni che possono migliorare l'accesso delle donne alle risorse economiche, l'istruzione e la salute riproduttiva. Se parliamo di risorse economiche, quindi stiamo parlando del Goal 8. Se parliamo di istruzione, parliamo del Goal 4 e se parliamo di salute riproduttiva, parliamo di Goal 3. Non ho molto tempo per dire altro e anzi chiuderei qui. Io li lascio questi come spunti eventuali ai ragazzi e le ragazze che fra qualche minuto si confronteranno nel loro dibattito e ringrazio insomma per questa opportunità di approfondire, anche se molto rapidamente, questo obiettivo dell'agenda. Io avrei finito. Dunque, credo di dover prendere la parola io. Buonasera a tutti, sono Gianluca Simonetta e vi accompagnerò in una specie di dissolvenza verso quella che è la seconda parte di questo nostro, di questa nostra iniziativa, di questa nostra serata insieme. Io cercherò assolutamente di essere breve, però non voglio dimenticare nulla e quindi ho preso degli appunti per disciplinarmi, perché io tendo a tergiversare. Leggendo questi appunti, vediamo, farò in modo di dire tutte le cose importanti e di nominare tutte le persone che è importante nominare. Ora, farò capire perché dico queste cose. Dunque, sono ormai numerosi gli eventi organizzati o partecipati dall'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, in cui accanto a ricercatori, studiosi ed esperti del settore siedono e parlano anche ragazzi e ragazze. Le occasioni maggiori sono tre. E coincidono appunto con l'evento annuale dell'associazione, quello che stiamo celebrando stasera. Nel 2019, in occasione dell'evento annuale, eravamo al Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. E dopo le relazioni degli adulti, la parola è passata ai ragazzi che hanno animato un dibattito con gli spettatori in platea, che erano per la maggior parte costituiti da studenti e studentesse delle scuole fiorentine. Nel 2020, invece, purtroppo non siamo potuti essere in presenza, quindi si è trattato di un convegno internazionale fatto online, in cui gli argomenti dei relatori sono stati forniti loro dai ragazzi e dalle ragazze che li hanno elaborati prima e poi sono stati loro stessi a moderare il dibattito tra i vari esperti che partecipavano. Quest'anno invece i temi delle relazioni tra intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile saranno
fra pochissimi minuti, dibattuti da due squadre di ragazzi e ragazze che condurranno appunto un dibattito argomentato e regolamentato sul tema: è necessaria l'intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale? Ora, due parole su questo tipo di iniziative. Queste sono due parole doverose che sono le cose che non mi volevo dimenticare. Con l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale abbiamo dato un nome a questo format, va bene? È Voce ai Ragazzi, con un bel gioco di parole sull'acronimo AI di Artificial Intelligence. Ma la cosa più bella non è tanto questo gioco di parole, la cosa più bella è il fatto che dare la parola ai ragazzi e assumersi il dovere poi di ascoltarla risulta anche una forma molto sostenibile di comunicazione. Prova a spiegarmi. L'Associazione Intelligenza Artificiale poteva limitarsi ad avere i suoi social media manager con tutto quello che costano. Io lo so perché sono materia di studio, per me sono anche materia di lavoro. Oppure poteva limitarsi ad avere il suo bravo webmaster che cura il suo sito, anche questo con i suoi costi, e anche questo io lo so perché lo studio e perché ci lavoro. Invece l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale ha deciso di creare questo gruppo di giovani ambasciatori. E che cosa fa l'associazione con questi giovani ambasciatori? Prende delle tematiche, quelle tematiche che per statuto vuole divulgare, e le affida a questi ragazzi. Questi ragazzi le discutono tra loro, le fanno proprie e ce le restituiscono, rielaborate e trasformate anche, se vogliamo, dal loro punto di vista. E perché è sostenibile questa cosa, questo tipo di comunicazione? È sostenibile perché ognuno di quei ragazzi e di quelle ragazze che fra poco conoscerete ha una classe piena di compagni, ai quali riporta tutte le istanze di cui si è impadronito e impadronita in queste occasioni. Ogni ragazzo e ogni ragazza, che vedremo tra poco, ha anche una famiglia, a volte due. Ogni ragazzo e ogni ragazza ha anche una cerchia di amici. Ecco, in tutti questi posti la loro voce suona potente. Ed è proprio questa la migliore comunicazione, ed è proprio questa la comunicazione sostenibile, ed è proprio questa quella comunicazione intesa nel senso più giusto del termine, comunicazione intesa come mettere in comune, perché se tu prendi delle tematiche ed hai intenzione di divulgarle, beh, gli ambasciatori più efficaci non possono che essere gruppi di ragazzi e di ragazze come quelle che andremo a vedere. Comunque, i dettagli su come è nata e come è stata sviluppata anche questa iniziativa la vedremo poi in quello che sarà una breve pausa durante il dibattito, quando i ragazzi si ritireranno per deliberare, ok? E adesso io aggiungo solo due ultimissime cose. La prima, allora, ho detto che si tratta di un dibattito regolamentato, va bene? È regolamentato attraverso il protocollo in uso alla palestra di botta e risposta che è stata inventata ed è diretta dal professor Adelino Cattani dell'Università di Padova, che oggi è con noi tra i giudici, che è diventato un nostro amico e che ringrazio a nome di tutto il gruppo. La seconda cosa è questa. I disputanti, i ragazzi che animeranno il dibattito, sono ragazzi e ragazze di tre scuole fiorentine: l'ISIS Gobetti Volta, l'alberghiero Saffi e il liceo Pascoli. Però ci tengo ad aggiungere anche che sono collegati studenti e insegnanti anche altre scuole, intanto cioè, anche altre scuole, dalla Puglia e dalla Sardegna. Non volevo dimenticare nessuno e quindi mi sono preso nota. Dalla Puglia abbiamo l'Istituto Tecnico Economico Tannoia di Corato, in provincia di Bari. E dalla Sardegna abbiamo l'agrario Duca degli Abruzzi di Elmas, in provincia di Cagliari. Salutiamo tutti quei ragazzi e tutte quelle ragazze e i loro fantastici professori e professoresse con cui peraltro siamo diventati anche amici. Sono tutti in ascolto perché i temi sono interessanti, ma anche perché sono particolarmente interessati e interessate a questo format di discussione, va bene? Al dibattito argomentato e regolamentato, che vorrebbero animare in ulteriori iniziative presso le loro sedi. Ora io con questo ho finito, adesso mi taccio
do appunto la parola ai ragazzi. Il primo ragazzo a cui darò la parola è Jacopo. Jacopo leggerà il giuramento del disputator cortese, che è una delle prassi in uso nella palestra di botta e risposta. Di solito lo leggono le due squadre, in questo caso lo leggerà Jacopo a nome di entrambe, va bene? E subito dopo che Jacopo avrà finito di leggere il giuramento, la parola la prenderà Leonardo, che sarà il moderatore delle varie fasi che sono previste da questo particolare protocollo che sono sicuro troverete molto, molto interessante, come è successo a me la prima volta che ho avuto modo di conoscerlo. Con questo ho davvero finito. Se Jacopo è stato, come credo, promosso a partecipante attivo, eccolo, lo vedo. Lo invito a prendere la parola. Io saluto tutti e ringrazio tutti coloro che sono collegati e che hanno manifestato la loro felicità di esserci. Prego, Jacopo. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Ringrazio prima di tutto il professor Simonetta e procedo a leggere la promessa solenne del disputator cortese. Consapevole che su ogni cosa possano esistere punti di vista diversi, che verità e giustizia scaturiscono dal confronto civile e dal dibattito leale, che di norma non esiste una ragione che si contrappone ad un torto, ma diverse ragioni contrapposte, che è sempre preferibile discutere anche senza deliberare, che deliberare senza discutere, prometto di impegnarmi a ricercare gli argomenti migliori a favore della mia posizione, di valutare nel contempo le obiezioni ragionevoli della controparte, di replicarvi in modo fermo, pacato, individuandone i punti deboli e riconoscendone, almeno in cuor mio, i punti di forza che richiedono risposta, al fine di addivenire ad una migliore comprensione delle cose degli altri. Farò del mio meglio per convincere e nel contempo per convivere. Grazie Jacopo, buonasera a tutte e a tutti e sono felice di introdurre il dibattito di oggi. Dibattito di oggi che è appunto questo. È necessaria l'intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale? La squadra pro è composta da Emma Nuzzolese, Aaron Gratelli, Michele Pancani, Stefano Ruggero, Maia Manello, Maria Makasieva, Mattia Battarelli. Squadra contro, Fabiana Pieri, Lorenzo Serafini, Emiliano Biondi, Ginevra Catellani, Jacopo Preci, Eleonora Taddei. Questi e queste i protagonisti e le protagoniste del dibattito di oggi. La prima fase che andremo ad ascoltare è la fase del prologo, dove il o la dibattente andrà anzitutto a definire i termini chiave del tema, andrà a sintetizzare le argomentazioni e armonizzerà tutto questo con una buona e sana retorica. Bene, detto questo, possiamo iniziare. Diamo la parola prima alla squadra pro con Emma Nuzzolese e seguirà la squadra contro Fabiana Pieri. Il tempo per questa fase è di 2 minuti. Prego e buon dibattito. Buonasera a tutti, sono Emma Nuzzolese, sono al quarto anno dell'Alberghiero Saffi, sono squadra pro. Allora, intanto per me è importante dare una definizione di che cos'è la sostenibilità. La sostenibilità, infatti, è il processo di cambiamento nella quale noi utilizziamo e valorizziamo, le risorse per far fronte ai problemi, appunto, e ai bisogni dell'uomo. Il punto principale è lo sviluppo sostenibile, che appunto non riguarda solo l'ambiente, ma anche l'economia e la società. Questo tipo di sviluppo appunto è volto a soddisfare i bisogni dell'uomo presente, senza però andare a intaccare alle generazioni che verranno poi, quelle future.
Con la squadra appunto abbiamo riflettuto sul fatto che rispetto a, ai livelli preindustriali, nell'atmosfera appunto l'anidride carbonica è aumentata del 147%, il metano del 259% e il protossido di azoto del 123%. In tutti questi anni in cui appunto l'inquinamento, i cambiamenti climatici sono aumentati sempre di più, l'uomo da solo non è riuscito a migliorare la situazione, anzi. Detto questo, nell'argomentazione appunto noi parleremo del perché è necessario, quindi indispensabile o estremamente utile l'utilizzo di questa intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile e anche in che modo può essere utilizzata. Grazie a tutti per l'attenzione. Buonasera a tutti, sono Fabiana Pieri e sono al quinto anno della Alberghiero Saffi e faccio parte della squadra contro. Viviamo in un periodo in cui sentiamo sempre di più parlare di sostenibilità ambientale e di quanto sia importante. Durante la prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente è stato definito come sostenibile un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Ora come ora, però, quando parliamo di sostenibilità ambientale, parliamo anche di una dimensione economica e sociale. Parliamo anche di intelligenza artificiale, che è invece l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane come ragionamento, la creatività e l'apprendimento. Come squadra ci focalizzeremo sulle tempistiche necessarie alla creazione e alla programmazione di un'intelligenza artificiale che possa aiutare a raggiungere gli obiettivi della sostenibilità ambientale, sull'importanza dell'essere umano e sui paradossi della sostenibilità e l'intelligenza artificiale applicata ad essa. Ci siamo chiesti soprattutto come sia possibile affermare che l'intelligenza artificiale sia necessaria per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità ambientale, quando questa per prima non può essere definita sostenibile. Grazie a tutti. Grazie ad entrambe per aver problematizzato il tema di oggi. Bene, le fasi che andremo ad ascoltare sono una fase di argomentazione e seguirà una fase di dialogo socratico. Andiamo per ordine. La fase di argomentazione in cosa consiste? Consiste nell'appunto apportare diverse argomentazioni pertinenti con una buona struttura logica, ma allo stesso tempo devono essere originali e ingegnose. Bene. Al termine dei 3 minuti di argomentazione seguirà il dialogo socratico. In cosa consiste questa fase? Questa fase consiste nel fare delle domande a chi ha appena terminato l'argomentazione, cercando di essere incalzante senza diventare pretestuoso, però allo stesso tempo essere comunque provocatorio e far emergere quelle contraddizioni che si insinuano nelle argomentazioni. In ordine ascolteremo come prima argomentazione per la squadra pro Aaron Gratelli e Aaron verrà interrogato dal Socrate della squadra contro Lorenzo Serafini. Poi seguirà l'argomentazione per la squadra contro di Emiliano Biondi che verrà interrogato da Michele Pancani. Bene, diamo ora la possibilità ad Aaron di fare la sua argomentazione. Prego. Buonasera, mi chiamo Aaron Gratelli, provengo dalla scuola Alberghiero Saffi di Firenze, così come Fabiana e Emma. Allora, innanzitutto vorrei specificare la qualità indispensabile a parer mio dell'intelligenza artificiale in quanto tecnologia che può avere luogo in molteplici campi e molteplici utilizzi. È inconfutabile ovviamente che purtroppo l'apprendimento da parte di una rete neurale di vari meccanismi e funzioni dispenda una forte quantità di CO2 nell'ambiente, ma questo fattore è comunque ampiamente compensato dalle molteplici realtà che si vedrebbero aiutate dall'impiego di queste tecnologie, tanto da aumentare sì la sostenibilità ovviamente di come stiamo dato che ciò di cui stiamo parlando, ma anche il fatturato,
delle aziende che ne andrebbero ad impiegare. Molto importante soprattutto è anche la questione tempistica. Grazie allo sviluppo delle AI potremmo velocizzare ed ottimizzare incredibilmente tutte quelle operazioni umane che al giorno d'oggi richiedono purtroppo l'impiego di sostanze dannose per tutti gli ecosistemi che vanno ad esserne a contatto. E è ben chiaro, ovvio, che non parliamo soltanto di risorse impiegate, ma anche della qualità stessa dei servizi, come la misurazione e la prevenzione delle malattie, la calibrazione dei consumi d'acqua giornalieri o di grandi industrie, o anche magari l'agevolazione all'utilizzo di energie sostenibili, appunto per andare contro all'utilizzo di sostanze e meccanismi dannosi all'interno dell'industria. È ovvio purtroppo che ormai ci troviamo ad un punto in cui anche scampassimo tutte le tragedie che conseguono ai danni climatici che stiamo subendo, delle cicatrici rimarrebbero. Non ne usciremmo totalmente illesi. Ma è proprio per questo motivo che, a parer mio, una delle cose più importanti che potremmo fare, se non la più importante, è proprio puntare tutto sullo sviluppo delle tecnologie per l'ambiente. E qui chiudo. Grazie mille. Ora vedremo se Lorenzo Serafini sarà o meno in grado di far vacillare le argomentazioni esposte. E allo stesso tempo vedremo se Aaron riuscirà a tenere botta alla risposta. Prego per il dialogo socratico. Mi raccomando, ragazzi, se non ci sono cause di forza maggiore, come si dice, avviate la cam, perché viene meglio, vi si legge meglio, vi si ascolta meglio guardandovi. Grazie, Aaron. Prego, possiamo iniziare con il dialogo socratico. Dice Lorenzo che non gli fa avviare il microfono. Ha problemi tecnici. Effettivamente non è nella rosa dei relatori. Adesso Paola lo promuoverà con un profilo, come si dice, con un profilo da... Ok, ci sono. Eccolo, ben trovato. Fatti vedere, sì. Lore, anche. Sì. Purtroppo non mi consenti di... Ah, ok, sì, ce l'ho fatta. Perfetto. Salve a tutti, sono Lorenzo Serafini del Liceo Pascoli e sono istruttore della scuola Cotro. Riguardo a quello che ha detto Aaron, lui ha parlato di tempistiche, appunto, ma siamo certi che il tempo che servirà l'intelligenza artificiale per in qualche modo evitare enormi sprechi e prevederli sia un tempo ragguardevole, sia un tempo sufficientemente breve? Guarda, hai posto una domanda perfettamente logica. È vero, siamo in una situazione di crisi e dobbiamo muoverci rapidamente per evitare le cause terribili della situazione. Però è anche vero che già adesso, in questo esatto momento, stiamo sprecando una quantità enorme e stiamo producendo tantissima CO2 che va a gravare. E questo perché? Perché in molte industrie non esiste una tecnologia in grado di limitare, appunto, sprechi e a promuovere le energie rinnovabili. Sì, è vero, come ho già detto anch'io, appunto, già lo stesso apprendimento delle intelligenze artificiali porta un consumo di CO2, però il gioco in questo caso vale la candela. Abbiamo poco tempo, sfruttiamolo al meglio che possiamo. Ma questo poco tempo, appunto, non sarebbe meglio usarlo per con strumenti che siano, appunto, ecosostenibili? Beh, mi pare che al momento
non stia assolutamente dando i suoi frutti, non sia abbastanza per salvarci letteralmente. Ma l'intelligenza artificiale in qualche modo... Inoltre, da chi è guidata l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale ovviamente deve molto alla responsabilità dell'uomo. L'uomo è responsabile dell'intelligenza artificiale e l'uomo deve avere sempre e comunque modo di modificarla eventualmente o comunque gestirla. E cosa ci garantisce che in questo poco tempo tutti la useranno consciamente? Beh, qui Non ci dobbiamo. saranno incidenti di percorso? Perdonami, scusa, è saltato l'audio, non ho sentito l'ultima parte. Non ci saranno incidenti di percorso che per il poco tempo potrebbero essere irreversibili? Questa è una cosa assolutamente plausibile, però qui dobbiamo assolutamente rimetterci agli organismi sovranazionali. Pensiamo all'Unione Europea. L'Unione Europea già nel contesto della sostenibilità ambientale ha lavorato molto bene negli ultime decadi. Certo, i problemi ci possono sempre essere e noi siamo singoli, dobbiamo rimetterci appunto a organismi sovranazionali, però stiamo sempre puntando a qualcosa che si tratta proprio di un bene comune, stiamo puntando a qualcosa che favorisce tutti. Non ho in realtà altro da aggiungere. Grazie Aaron, grazie Lorenzo. Ora possiamo procedere a parti inverse. Quindi l'argomentazione questa volta verrà sostenuta dalla squadra contro, nello specifico da Emiliano Biondi, che verrà interrogato al termine dell'argomentazione da Michele Pancani. Emiliano, quando vuoi. Ok, partivo. Allora, sono Emiliano, faccio parte dell'Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, faccio parte della quinta IT, ovvero informatico. E vorrei partire innanzitutto facendo una domanda. Sapete tutti come vengono smaltiti i rifiuti in Italia, no? Cioè, vabbè, rispondo io per voi. Tra il 2010 ad oggi, le ecomafie hanno fatturato una cosa come 43 miliardi di euro, che c'è una cifra spropositata, anche se sono in uno spazio di tempo abbastanza grande, cioè almeno per me grande. È una cosa considerevole, ecco, perché nello smaltimento, cioè io ritengo che l'intelligenza artificiale non sia dovuta soltanto a un software, ma anche a un hardware, dato che l'intelligenza artificiale, se non applicata a una macchina, se non applicata a un dispositivo, non è utile, ecco. Continuando con quei discorsi dell'ecomafie, nella provincia di Napoli, nei comuni di Quagliano, Villaricca e Giugliano, la camorra brucia rifiuti emanando sostanze tossiche nell'aria, cose che contaminano non solo l'ambiente, ma anche le persone che ci abitano vicine, causando tumori al fegato, tumori nella parte lombare, cioè nella parte lombare del corpo. Quindi danni ingenti anche alla popolazione, della popolazione di Napoli, ecco. Ma oggi non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando soltanto dell'intelligenza artificiale applicata all'ecologia. Ecco, mi sorge un dubbio: ma è possibile che l'intelligenza artificiale ci possa aiutare effettivamente, nel più breve tempo possibile, ecco, a sistemare i nostri problemi? Beh, secondo me no, perché dato che l'intelligenza artificiale si deve basare sull'aiuto di un uomo, di un programmatore, ecco. Se il programmatore, o meglio, se la gente, nel dubbio anche l'umanità stessa, non riesce a risolvere i problemi che lei stessa ha causato, come fa un'intelligenza artificiale creata dall'umanità stessa a risolvere i problemi causati da loro? Ecco, cioè, per me è impossibile. Chiudo qui. Grazie Emiliano. Ora diamo la parola al Socrate Michele Pancani. Prego Michele.
Buonasera, sono Michele Pancani, del Liceo Pascoli. Innanzitutto, come possiamo pretendere noi di raccogliere ed elaborare tutti i dati necessari per poterci anche solamente rendere conto della portata del problema senza l'IA? Esistono libri, biblioteche, esistono anche soltanto computer, non basandosi sull'intelligenza artificiale, che possono trovarli. Ecco, abbiamo server infiniti ovunque. Scusami, dimmi pure. No, dicevo, non mi riferivo al dove possiamo immagazzinare i dati. Dico come riusciamo a raccoglierli e a elaborarli con la velocità che ci permettono l'IA. Non serve utilizzare sempre un'intelligenza artificiale, basta anche utilizzare l'intelletto umano, che è di gran lunga superiore all'intelligenza artificiale. Anche perché, come ha detto prima il professor Poccianti, l'intelligenza è una cosa ancora da definire, ecco. Quindi intelligenza artificiale è detta anche una deformazione dell'intelletto umano, se possiamo chiamarlo così. Cioè non è proprio una deformazione, ma è un'estensione, ecco, una cosa che all'umano, sì, ok, mi sta fatica a farlo, lo faccio fare a una macchina. Però prima, se pensi, come facevano a raccogliere le informazioni, quelle che studiamo prima di noi? Cioè, noi ora utilizziamo, se non sappiamo una parola, di fatto in inglese, utilizziamo Google Traduttore, ma prima si usava il dizionario normale, si usa quello cartaceo, si utilizzano ancora libri, enciclopedie, quindi non ci serve, secondo me, l'intelligenza artificiale. Tu ti riferisci però a modi di raccogliere dati che noi abbiamo già. Come facciamo a raccogliere tutti i dati necessari, ad esempio sul monitoraggio delle foreste, senza l'ausilio dell'IA e dei droni, ad esempio? Mandandoci persone fisiche. Esiste la guardia forestale apposta. Sì, e come facciamo a organizzarli e interpretarli con la rapidità che potremmo senza con l'IA? Non ho capito. Dico, come possiamo elaborarli con la rapidità con cui potremmo farlo senza l'IA? Nel senso... Come abbiamo fatto fino adesso? Lo facciamo con l'IA, infatti, adesso. No, come abbiamo fatto fino adesso. Fino adesso? Organizzando, alzando il telefono, chiamando. No, no, ma io parlo dei dati necessari, ad esempio, per creare modelli sulle previsioni meteorologiche, o per renderci conto degli effetti del cambiamento climatico. Come faremo senza di esse, senza l'IA, a poter anche solo creare, ad esempio, un modello per poterci rendere conto della scala del problema? Anche soltanto a intuizione, cioè nel senso, vedo l'esterno, guardo, e come hanno fatto prima, facevano di tutto prima, cioè prima dell'invenzione dell'intelligenza artificiale, come li facevano a calcolare? Molto facilmente, andavano, davano fuori, guardavano, secondo me tra 2 giorni piove, e evidentemente era fallace rispetto adesso, però comunque funzionava. Ma io non mi riferisco al fatto che non potremmo creare modelli o altro, dico che non potremmo farlo cose con la rapidità e con la precisione che ora facciamo con l'IA. Come faremo senza? Cioè, aspettiamo il caso. Perché grazie ad entrambi. Cioè, aspettiamo. Perdonatemi se entro a gamba tesa. Tanto vi ringrazio per questo acceso botta e risposta. Ora avete qualche minuto di tempo per fare il punto della situazione e preparare le fasi successive. Do la parola nuovamente al professor Simonetta e noi ci vediamo dopo. Grazie. Grazie Leo. Sì, i disputanti ora si ritirano per preparare la difesa e le fasi finali del dibattito. Questo insomma è previsto dal protocollo, e in questi pochi minuti durante i quali i ragazzi sono a preparare la difesa, io vorrei fare due chiacchiere sicuramente con i giudici, che sono anche diventati dei nostri amici,
Le chiacchiere che vorrei fare sono le seguenti, cioè riguardano le seguenti questioni. Ma sa, professor Cattani, è successa questa cosa qua. Questi ragazzi si sono preparati nelle settimane precedenti a questa iniziativa attraverso degli incontri serali, perché chiaramente al mattino erano a scuola, e questi incontri serali avevano due caratteristiche particolari. La prima è che sì, io partecipavo, ma con una straordinaria abilità a mettermi da parte, perché in realtà ad aiutare questi ragazzi a prepararsi c'erano altri ragazzi, ovvero i veterani di altre occasioni in cui hanno avuto modo di cimentarsi in questo tipo di attività. E la seconda caratteristica è quella che mi ha fatto notare una delle loro professoresse. Mi ha detto, mi scusi professore, ma i miei studenti si stanno riunendo di domenica per fare qualcosa in più? Cioè, spiegatemi qual è il segreto, cos'è che gli date in cambio? Va bene, ora sì, io la sto giocando un po' ironica, professor Cattani, però il concetto è evidente che c'è una certa attrattività in questa, nella pratica del dibattito. Lei è l'inventore di questo protocollo e di questa esperienza ormai plurisperimentata della palestra di botta e risposta. Forse ci può aiutare a capire meglio dove sta questa caratteristica accattivante. Microfono, prof, microfono. Che cosa fa sì, intanto saluto tutti e tutte, che questi giovani facciano aprire la scuola di domenica oppure alle vigilie di Natale, rendendo esterefatto il bidello che dice mai in 40 anni mi è successo questo. Semplicemente questa cosa li rende Indiana Jones dell'imparare. Cioè l'imparare non gli viene offerto su un piatto d'argento e dalla cattedra, ma diciamo vanno loro alla ricerca. Quindi è un tipo di apprendimento che è combinato con lo stimolo della ricerca e insieme, questo lo sottolineo molto spesso, con il divertimento. E questo fa sì che una volta abbandonato il liceo, le scuole superiori e la maturità, in università vengano, è un'esperienza ricorrente, e confessino che mi manca tanto il dibattito, mi manca tanto. Cioè, vi ha creato dipendenze? Bene, coltiviamola questa benefica dipendenza. Ed è quello che abbiamo fatto anche con Gianluca, proprio con il primo dibattito interuniversitario lo scorso 20 ottobre, sempre nell'ambito di questa delle attività dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Quindi questo è uno dei tantissimi, ecco così può dire, vantaggi. Il tema di questo conferenza è esattamente quali sono gli esempi positivi e i rischi. Bene, questo è l'aspetto positivo. Ci sono naturalmente anche degli inconvenienti, Ma noi cerchiamo di evidenziare i punti di forza per ora. E in questa operazione mi vorrei far aiutare anche da un altro amico che è un filosofo. Come si fa a non interrogare i filosofi? Mi sto riferendo a Bruno Mastroianni. Bruno, quindi l'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale ha puntato su un modello giusto, perché prima il professor Cattani ha detto che nel mese scorso, appunto, in un'altra iniziativa patrocinata dall'associazione, lo dico con piacere perché ci hanno ospitati, era il Digital Meet di Padova, hanno ospitato anche in quell'occasione un altro dibattito regolamentato sui temi che nella prima parte dell'incontro hanno discusso gli adulti. Ecco, tu da filosofo e da studioso di fatti di comunicazione, come la commenti questa loro scelta? Ma
Intanto buonasera a tutte e tutti e grazie. E devo dire che abbiamo iniziato questo pomeriggio parlando di modelli mentali, no? E di come noi tendiamo a compiacere noi stessi, cioè a farci tornare le cose nei nostri modelli mentali. E abbiamo detto quanto è importante saperli mettere in discussione, aprirli ogni tanto per riuscire a guadagnare qualcosa di nuovo nella conoscenza e nel sapere. Ecco, per farlo ci vuole un metodo. Ora, il metodo privilegiato è quello che stiamo vedendo. Cioè, non possiamo chiedere all'essere umano da solo di essere così virtuoso e così nobile di dire devo rivedere i miei modelli mentali. La via più privilegiata è proprio quella di avere un confronto, cioè di essere esposti alla differenza di pensiero dell'altro, essere esposti a un altro che devi in qualche modo convincere, che devi cercare di portare a contraddizione, come abbiamo visto nel dialogo socratico, no? Il dibattito diventa interessante soprattutto nel momento in cui incomincia davvero la disputa. Ecco, e questo metodo perché è un metodo educativo? Perché non è un semplice mettere in dubbio, contraddirsi, cercare di sovrastare l'altro, ma è farsi carico dell'onere di argomentare, di provare quello che si sta dicendo, no? Di dare le prove, di dare le ragioni, dare ragione di ciò che si sostiene. E questo è un allenamento che noi vediamo nei ragazzi avere degli effetti notevoli, no? Perché questo sforzarsi di trovare i perché e di esporre i perché, ma soprattutto di esporli in modo tale che si adattino, partano da ciò che ha detto l'altro, ha un doppio effetto. Il primo è far capire a ciascuno che tante volte noi non argomentiamo, cioè facciamo delle affermazioni senza dietro il perché che le sostengano, e già questo ci dice qualcosa su dei modelli mentali un po' ormai cristallizzati, un po' fermi, non sono più vivaci, sono rimasti un po' che ci siamo accontentati di quello che già pensiamo. Quindi un effetto personale. E l'altro è quando incontro qualcuno nella vita reale che mi argomenta senza perché, che di solito sono quei momenti in cui ci potrebbero essere quegli scontri aggressivi che trasformano quello che potrebbe essere una discussione in un litigio che non porta da nessuna parte. Beh, con questa palestra di botta e risposta ci si allena a capire che se non tiriamo fuori dei perché non stiamo discutendo di niente. Quindi aiutano anche nelle discussioni reali, anzi soprattutto nelle discussioni reali. L'ultima cosa, che secondo me è quella fondamentale, perché io sono filosofo e mi occupo soprattutto di comunicazione, è il fatto che questi dibattiti avvengano in pubblico. Cioè ai ragazzi, ai disputanti, è chiesto di prendersi l'onere di dimostrare, di dare prove di quello che sostengono di fronte ad un altro, ma anche di fronte a un terzo, cioè di fronte all'altra squadra, ma soprattutto di fronte a un terzo interlocutore che è fatto di tanti interlocutori, che è un pubblico, che partecipa tanto quanto i disputanti al dibattito, perché questo è, come dire, è come se fosse l'interlocutore di controllo, è quello che davvero rende la disputa valida, perché diventa una disputa che ha un effetto sul bene comune, sul pubblico più ampio, che è un'altra cosa molto educativa, perché qui rimanda al senso civico, al senso di cittadinanza, al senso di io con le mie parole di fronte al resto della società, che qui è rappresentato da un numero un po' più ridotto della società di pubblico, ma è rappresentativo, io che cosa sostengo di fronte agli altri. E infine la domanda finale: facendo questa disputa, io produco un bene in me, nell'altro che mi ascolta e nel pubblico che sente quello che argomento? Perché credo che questa strada sia quella centrale di questo metodo. Cioè noi qui non formiamo dei sofisti che siano bravissimi a dare la risposta giusta al momento giusto. Se ci limitassimo a questo saremmo ridotti come scopo, no? Noi vogliamo persone che siano capaci sì di dare la risposta giusta al momento giusto, ma anche con la valutazione del bene che quel modo di confrontarsi ragionato produce a tutti i partecipanti, senza tenere indietro nessuno, facendo in modo che non si perda nessuno. Ecco. Quindi tutto questo, questa complessità di obiettivi si realizza in quello che abbiamo appena visto nella sua prima parte, e che nella seconda diventerà ancora più interessante. Perché? Perché la seconda parte del dibattito, del protocollo che stiamo usando, è quello in cui emergerà sempre di più, secondo me, l'elemento su cui si giudica davvero il valore della convivenza umana, che è il dissenso, cioè la capacità di stare nel dissenso senza rompere la relazione. In fondo convivere in società è proprio quello di sapere articolare le differenze in modo sensato. Ecco, questa è una scuola di dissenso in un'epoca in cui invece forse abbiamo un'ipertrofia del consenso,
che non è solo simboleggiata dai like sui social, ma da quello che abbiamo dentro. Cioè noi cerchiamo sempre, anzitutto, di avere ragione, di qualcuno che ci dia ragione. Ecco, invece quando troviamo un altro che le nostre ragioni non le accetta al primo colpo, quello ci costringe a pensare e ci costringe anche ad articolare le nostre differenze, che è il convivere. Quindi, insomma, dentro questo show che stiamo vedendo, perché è una parte anche di spettacolo, uno spettacolo costruttivo, c'è molto di più di quello che sembra, e questo è l'effetto che poi lascia sia nei partecipanti, in tutto il lavoro che hanno fatto, ma anche a noi che stiamo assistendo. Cioè noi stasera torneremo a casa, stiamo a casa, ci scollegheremo con qualche idea in più e nuova rispetto al nostro modello mentale sull'intelligenza artificiale, e questo lo dobbiamo ai ragazzi e alle ragazze. Grazie Bruno, e lo dobbiamo anche alla generosità e al coraggio dell'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale. Presidente Poccianti, noi vorremmo sentire anche dalla tua voce un commento. Intanto i ragazzi si preparano per rientrare. Prego, Presidente. Ma il mio commento è che sono entusiasta, nel senso che loro stanno tirando fuori i dubbi che ci abbiamo tutti, cioè anche i grandi ricercatori in questo momento, e poi si fanno l'idea, ma poi dopo la notte prima di andare a letto dice: ma aspetta un attimo, ma non sarà che finisce nell'altro modo? Ci abbiamo tutti, salvo una categoria di persone a cui in questo momento forse dobbiamo portare questo dibattito, con i ragazzi, ed è una cosa a cui io sto pensando da tempo. Noi dobbiamo portare in Parlamento, perché lì sta succedendo quello che diceva Bruno, nel senso che ognuno rimane della sua idea, assolutamente, nel senso che stappa le orecchie e non cerca di non sentire l'altro, perché l'obiettivo è avere ragione. E invece noi dobbiamo capire che l'obiettivo è cercare di capire qualcosa di più, portare del bene comune. Io stamattina, durante la parte di apertura della conferenza, ho raccontato che ci vediamo per condividere delle idee, e ho detto che Darwin è un personaggio fantastico che ci ha insegnato che l'evoluzione è la molla che guida il nostro cambiamento, no? Solo che Darwin, per l'epoca in cui vive, pensa fondamentalmente alla lotta, pensa alle risorse scarse, e poi pensa che tutti quanti dobbiamo lottare l'uno contro l'altro per guadagnarsi lo spazio a quelle risorse che non sono per tutti, non ci sono abbastanza per tutti. E invece Lynn Margulis, che è una biologa americana poco conosciuta, forse proprio perché è una donna, e ultimamente le donne stanno facendo delle cose straordinarie, però scarsamente pubblicizzate, diffonde la conoscenza su una teoria oggi molto accreditata, praticamente riconosciuta come vera, che dice che buona parte dell'evoluzione avviene per collaborazione. Nel senso che organismi anaerobici si sono uniti, hanno ingoiato organismi aerobici che quindi consumavano ossigeno, e poi il DNA si è mescolato e si è fatto un salto nell'evoluzione. E spesso sta cosa succede, perché se no non si spiegherebbe perché si sono messe insieme le formiche, le api, ma forse anche perché si è creata la società umana. Quindi lei dice: la vita sulla Terra non è venuta fuori dalla competizione, dalla lotta, ma dalla collaborazione. E io credo che questo sia un bello stimolo, perché i ragazzi qui non stanno combattendo per aver ragione, ma per capire meglio la realtà e quello che bisognerebbe fare. Ed è questo lo spirito giusto. Prima o poi li portiamo in Senato, però prima vanno levati tutti i cellulari da quelli che sono in Senato. Questo è un altro discorso. Grazie mille, Presidente. Allora, i ragazzi sono rientrati. Intanto che il nostro amico Leonardo, prima di passare la parola al nostro amico Leonardo, che poi farà partire l'ultima parte, io volevo doverosamente citare
il fatto che i ragazzi veterani a cui facevo riferimento prima, veterani nel senso che hanno animato i primissimi eventi con l'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale, a un certo punto ci sono scappati di mano, va bene, felici che questo sia avvenuto, e si sono costituiti in uno spin-off, come si dice ora, si sono costituiti in questo gruppo di divulgazione attiva sui temi dell'intelligenza artificiale che ha preso come nome AI Academy. Se siete interessati lo potete visitare all'indirizzo web iii.academy, che è proprio un'estensione, una delle nuove estensioni, e insomma mi sembrava doveroso dirlo perché sono stati loro a formare i nostri nuovi ragazzi degli istituti superiori che avete sentito e continuerete a sentire. Mi taccio, Leo, e ti passo la parola. Grazie. Allora, ricominciamo con il dibattito e con le prossime due fasi. Allora, la prima è una fase di replica. In cosa consiste la fase di replica? Consiste nell'evidenziare i punti deboli e le inconsistenze che sono emerse durante il dibattito. L'infondatezza delle critiche avverse. In tutto deve avere una certa capacità argomentativa, ritorsiva, confutatoria, demolitoria e smantellante. Chiaramente, come in tutte le fasi, vi deve essere comunque una chiarezza espositiva, puntuale, circostanziata, mirata e pacata. La fase successiva alla replica è l'unica fase in cui la squadra partecipa tutta insieme, quindi è una difesa di gruppo. E in cosa consiste? Consiste nel riabilitare la propria tesi. Ascolteremo prima la replica per la squadra pro con Maria Makasieva, dopo vi sarà la difesa della squadra contro, seguirà la replica contro di Ginevra Catelani e la difesa della squadra pro. Non mi rimane altro che dare la parola a Maria per la replica pro. Prego Maria. Buonasera a tutti, io sono Maria Makasieva, sono il primo anno di ingegneria informatica all'Università di Firenze. Come i nostri avversari hanno detto che l'intelligenza artificiale non è sostenibile. Beh, questo non è completamente vero, in quanto l'intelligenza artificiale può essere sostenibile se noi la rendiamo tale. Infatti possiamo utilizzare delle intelligenze delle energie rinnovabili, per esempio esiste il progetto dell'MIT Once for All che utilizza l'energia proveniente da fonti rinnovabili, inoltre permette una riduzione massiva del consumo energetico. Inoltre i nostri avversari hanno sostenuto che molte carenze dell'intelligenza artificiale, ma non è quello è il nostro scopo in questo dibattito. Noi ci stiamo questionando se l'intelligenza artificiale sia necessaria per uno sviluppo sostenibile. Non stiamo parlando delle sue lacune o dei suoi difetti, come per esempio hanno detto gli hardware. Sì, l'intelligenza artificiale necessita che ci sia un hardware sotto per far funzionare il software, però gli hardware ci sono a prescindere, che ci sia l'intelligenza artificiale oppure no, perché dobbiamo parlare di tutta la popolazione mondiale della Terra che nel 2021 sta utilizzando dispositivi elettronici, all'improvviso smette di utilizzarli, all'improvviso cambia il suo modo di vivere, il proprio lavoro, le proprie abitudini, da un momento all'altro. Per risolvere questa questione? Mi sembra una situazione utopica e impossibile, perché ormai questo è il nostro modo di vivere. Cosa possiamo fare adesso? Possiamo introdurre delle innovazioni, cambiare il nostro modo di vivere. E abbiamo un'intelligenza artificiale che solo lei è in grado di risolvere l'80% degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. E questo sì, gli hardware hanno un enorme peso rispetto per... affinché l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata.
Però l'energia, quella che necessita, quella che è necessaria per far funzionare gli hardware e di conseguenza far funzionare i software dell'intelligenza artificiale, è il campo su cui ci dobbiamo concentrare. Infatti il 70% dell'energia può essere, dello spreco energetico può essere diminuito grazie all'intelligenza artificiale che da sola ha la capacità di essere, di autoapprendere, indipendentemente dall'essere umano, perché una volta che viene istruita, apprende da sola. Di conseguenza si migliora e migliora quei piccoli sprechi di energia che l'essere umano da solo non è in grado di fare. Inoltre, non prendiamoci in giro, noi siamo coscienti ormai da 30 anni di questo problema dell'intelligenza artificiale, perché ci sono stati dei primi studi nel 1992-95, quindi da 30 anni siamo coscienti del problema della sostenibilità ambientale, ma siamo in questa situazione, in una crisi ambientale. E qual è la soluzione? Accettare tutti i limiti possibili. L'intelligenza artificiale è un aiuto prezioso. Perché dobbiamo accantonarlo? È necessaria, perché siamo in una situazione critica e bisogna alzare le mani. Ho concluso, grazie. Grazie Maria. Diamo la parola alla squadra contro per la fase di difesa collettiva. Prego. Ragazze, ragazzi, quando volete potete iniziare. Tocca a Jacopo, ma mi sa che è il microfono che non va. Se dovete aiutare Jacopo ad attivare il microfono, non so se Paola ha la facoltà di intervenire su questo tipo di impasse. Iaco, non ti sentiamo, eh? Agendo sull'iconcina, tu non riesci ad attivare il tuo audio? Perché è proprio inattiva, totalmente? Lasciamo lavorare un attimo la Paola, che saprà sicuramente come risolvere. Gli altri ragazzi hanno voce invece, Eleonora, Fabiana. Prova, mi sentite? Ora sì. Stefano anche. Funziona tutto? A me direi di sì. Jacopo, ti sentiamo, quindi quando vuoi potete iniziare. No, non era lui a parlare, era Stefano. No, era Stefano. Jacopo ora starà agendo su di lui ancora. Io di solito in queste circostanze adotto una modalità molto intelligente, che è quella di uscire e rientrare, vero? No, è molto scientifico, è molto... Jacopo, prova adesso. Credo che abbia seguito davvero il consiglio di fare un logout, login. Poi noi comunque ci siamo presenti, quindi se vogliamo cominciare ci siamo. Infatti c'è il resto della squadra forse. Sì, come preferite, era solo per aspettare insomma i turni di Jacopo. Quindi procediamo. Prego. Ok, io mi chiamo Eleonora Taddei, sono una studentessa magistrale a Reggio Emilia e vorrei mettere, diciamo, La squadra Pro ha messo in evidenza quelle che sono le capacità di performance di un'intelligenza artificiale. Il rischio che però non vorremmo, il rischio in cui non vorremmo incorrere è quello di ridurre il concetto di sostenibilità a una sorta di processo iterativo meccanico che
consiste fondamentalmente nell'agire più veloce dell'uomo senza però neanche aver capito bene dove effettivamente vogliamo andare. Però se parliamo di sostenibilità in realtà non possiamo invece dimenticare aspetti di formazione, alfabetizzazione digitale e soprattutto non possiamo dimenticare il fatto che bisogna innanzitutto essere in grado di garantire un inserimento coerente delle tecnologie all'interno della società. E perché dovremmo credere che sia necessario e sufficiente l'avanzamento tecnologico, anche se eventualmente sostenibile, in un sistema che però non è pronto ad accoglierlo in modo sostenibile? D'altronde, come avevano messo anche in evidenza nel prologo gli avversari, in realtà sostenibilità ha proprio come obiettivo quello di permettere un miglioramento delle condizioni di vita della collettività, senza escludere per questo nessuna parte della società. E quindi è soltanto quando questa condizione si realizzerà che potremo parlare di progresso. Ed è una cosa che non ha invece a che fare direttamente con dei codici. Jacopo sta provando a parlare, ma non lo sentiamo lo stesso ancora. E vado io allora, intanto che Jacopo prova a sistemarsi. L'intelligenza artificiale è molto importante, non diciamo di no, ma allo stesso tempo è molto complessa. Forse arriveremo presto alla creazione e alla programmazione di un'IA in grado di aiutare l'ambiente, o forse no, e non abbiamo abbastanza tempo per poter correre il rischio. Basta prendere un esempio l'agenda 2030. Gli obiettivi che sono stati dati con questa agenda sono da raggiungere entro il 2030, perché si pensa che poi la situazione sarà ormai fuori controllo e irreversibile. Siamo quasi nel 2022, mancano 8 anni, che sembrano tanti ma in realtà sono pochissimi. La situazione è già molto critica e siamo davvero disposti a rischiare così tanto? Grazie ragazze, se per voi va bene possiamo procedere con il dibattito dando la parola alla squadra contro per la fase di replica. La parola la diamo a Ginevra Catelani. Prego Ginevra. Buongiorno, vai, buonasera. Allora inizio dicendo che noi non siamo contro l'intelligenza artificiale, ma non perdiamo di vista quello che possiamo fare tutti noi per risolvere la situazione. Bubbone d'ozono, surriscaldamento globale, effetto serra, sono tutti effetti collaterali di azioni sbagliate causate da voi. Siamo stati abituati fin da piccoli alla raccolta differenziata, ad evitare di sprecare cibo, ma quante persone ancora non fanno la raccolta differenziata o gettano via il cibo? Come ben sappiamo, ben il 17% del cibo viene buttato via. Allora, secondo una recente ricerca di Greenpeace, internet consuma ben il 17% dell'energia elettrica mondiale, mentre uno strumento quotidiano che noi utilizziamo, che è l'email, consuma da 1 megabyte, emette circa 19 grammi di CO2, tenendo conto dei server e del consumo energetico del PC. Volevamo poi mettere in evidenza, inoltre, che l'equivalenza tra avanzamento tecnologico e progresso non vanno di pari passo. Questa fiducia potrebbe essere ingiustificata perché la macchina dipende dall'uomo e quindi è in macchina all'uomo. Concludo dicendo che l'importante non è cercare tecnologie più avanzate, ma indirizzarle verso un nuovo approccio. Grazie Ginevra. Diamo ora la parola alla squadra pro per la difesa di squadra. Buonasera, mi sentite? Ti sentiamo e ti vediamo molto bene. Ok, grazie. Allora, io innanzitutto ringrazio la squadra avversaria per i punti che hanno sottolineato, però noi ci teniamo a ribadire che l'utilizzo necessario dell'intelligenza artificiale non implica sostituire l'uomo nelle decisioni prese riguardo a questo problema, cioè è uno strumento e visto la situazione di necessità in cui ci troviamo, perché i tempi sono stretti, come ha ribadito la squadra avversaria, poter pensare di ridurre i tempi
senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, credo che noi crediamo che sia abbastanza difficile. È come fare a gara contro una ruspa con una pala. L'intelligenza artificiale è uno strumento, ma siamo sempre e comunque noi, attraverso le nostre scelte, perché non delegittimiamo l'uomo nel ruolo decisionale in questo processo. È semplicemente uno strumento che è necessario in una situazione di necessità, e in quanto tale tutti gli strumenti sono necessari in questi tipi di situazioni, in questi tipi di situazioni. Mi sentite? Sì. Buonasera Salto, le presentazioni sono Maya Marello, ma penso che non ci sia neanche il tempo di presentarmi. Io volevo rispondere alla critica che ci è stata mossa sul fatto che l'intelligenza artificiale non è sostenibile. In realtà non è vero. Prima di tutto è triste vedere che c'è molta sfiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché giusto qualche minuto fa la nostra compagna Maria ha esposto che effettivamente non solo ci sono dei progetti che stanno venendo fatti apposta per rendere più efficiente l'intelligenza artificiale perché impari da sola a rendersi innovabile, ma in più vorrei farvi notare che l'intelligenza artificiale può essere resa sostenibile, non è che solo perché è fatta di hardware e quindi occupa del posto e va smaltita non è sostenibile, non è che solo perché noi mandiamo un'email e facciamo un certo impatto con la CO2 allora non è sostenibile, non è perché stiamo utilizzando le risorse sbagliate. Però anche lì non è un problema relativo all'intelligenza artificiale, ma al modo più che altro in cui noi cerchiamo di nutrirla, quindi all'energia che ci diamo. Se ci concentriamo sull'energia rinnovabile, cosa che dovremmo fare a prescindere anche senza intelligenza artificiale, questo problema neanche si pone. Un'altra cosa su cui volevamo ribattere è il fatto che ci hanno detto che l'intelligenza artificiale non è attualmente integrabile nella società. In realtà non è vero, che non lo sia in modo sostenibile, o meglio, l'intelligenza artificiale noi la usiamo tutti i giorni, è qualcosa che è molto radicato nel nostro modo di essere, anche solamente il fatto che noi abbiamo la possibilità di interagire tra di noi in questo momento attraverso un computer, il fatto che ci possano guardare su YouTube, è legato a dei meccanismi che fanno parte di tutto questo sistema e si appoggiano sull'intelligenza artificiale, quindi anche lì è necessaria anche per la comunicazione che sta dietro alle decisioni che servono per poter risolvere la questione ambientale, e in più questa è in un certo senso una difesa ma anche un po' un attacco. Prima c'è stato detto che non siete contro l'intelligenza artificiale, però qualcuno ha anche detto che l'intelligenza artificiale non serve così tanto, perché basta guardare fuori dalla finestra per vedere che finalmente piove e il meteo si fa così. No, l'intelligenza artificiale è qualcosa che, l'avete detto anche voi, ci serve molto più tempo, ce lo accorcia. Abbiamo creato intelligenza artificiale proprio per avere dei modelli più precisi e molto più rapidi, e perciò è stato creato appositamente perché ci potessimo fidare. Non è qualcosa che è venuto fuori a caso, è qualcosa che è stato creato proprio per aiutare l'uomo, come diceva Stefano, e per ridurre le tempistiche che sono il problema più grande nell'affrontare il problema dell'impatto climatico. Grazie. Inoltre, grazie. Non c'è tempo? Prego, prego Stefano. Molto velocemente, hanno anche detto che progresso tecnologico non implica un progresso culturale. È vero, ma il progresso tecnologico è sicuramente correlato, traino il processo culturale. Non viaggiano alla stessa velocità, però comunque sono molto correlati. Grazie a tutte e a tutti. Siamo giunti alla fine. E quindi l'ultima fase non può essere che l'epilogo. Quali sono le caratteristiche dell'epilogo? In questa fase, un dibattente o una dibattente per squadra andrà a sintetizzare quanto è stato detto fino ad ora e cercherà di far pesare molto di più la parte pro o la parte contro. In questo caso non verranno esposte nuove argomentazioni, ma dovranno cercare di far vedere la differenza che è emersa durante il dibattito tra pro e contro. Il tutto cercando di fare una chiusura icastica, concisa, coinvolgente e d'impatto. Perché no? Anche oratorio. Diamo la parola alla squadra pro con Mattia Bettarelli e chiuderà il dibattito la squadra contro con Eleonora Taddei. Mattia, quando vuoi.
Buonasera a tutti, io sono Marco Betarelli della quinta Bienno Alberghiero Saffi. Per introdurre, intanto volevo dire che da parte della squadra contro sono state toccate argomentazioni inutili o perlomeno futili alla fine del dibattito, come le ecomafie o lo smaltimento di hardware e software. Mentre noi ci siamo concentrati più su ciò che stiamo vivendo adesso, noi viviamo in un periodo storico in cui i problemi legati all'ambiente sono causati molto spesso dall'uomo. Il problema non è che questi danni siano volontari o involontari, il punto è che l'uomo da solo non è riuscito e non riuscirà mai a risolverli. L'unico punto che l'uomo ha per risolverli sarebbe quello di avere un aiuto da tutta l'umanità. Ma sappiamo che ciò non potrà mai accadere e mai accadrà, infatti. Cosa ha l'uomo allora per risolverli? L'unico rifugio che ha è quello di utilizzare e adottare nuovi mezzi tecnici. Ed è qui che finalmente posso rispondere alla domanda che ci siamo posti fin dall'inizio e dà anche il titolo a questo dibattito. E la risposta è sì. La risposta alla nostra domanda è sì, perché l'intelligenza artificiale è indispensabile per l'aiuto alla sostenibilità ambientale. Grazie per l'attenzione. Grazie Mattia. Concludiamo il dibattito con Eleonora Taddei per la squadra contro. Eleonora, quando vuoi. Vi ringrazio. E innanzitutto colgo l'occasione poi per ringraziare le due squadre per la correttezza con cui si è svolto il dibattito, per i vari spunti che possono essere tratti, e organizzatori e coordinatori. Quindi davvero grazie a tutti. La nostra squadra ha sostenuto la posizione contro la mozione che ci è stata proposta, non perché il nostro voglia effettivamente essere una cieca opposizione all'avanzamento tecnologico, la nostra non è una sfiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma piuttosto perché non siamo sicuri, non siamo convinti che le nozioni di intelligenza artificiale e sostenibilità vadano di pari passo. Anzi, in realtà sappiamo che di per sé, quindi a priori, non esiste un'interconnessione tra le due, e l'anello di congiunzione tra intelligenza artificiale e sostenibilità potrebbe essere uno e uno soltanto, cioè l'uomo in quanto detentore di potere decisionale. Per quanto elevate sicuramente le potenzialità di un'intelligenza artificiale, sono fondamentalmente nulle se non abbiamo chiaro un intero modello di riferimento che tenta di preservare dei meccanismi naturali. Quindi, come già messo in evidenza dalla nostra squadra, in realtà sappiamo che appunto una mail, in questo momento stanno miliardi di persone stanno inviando una semplice mail, è un'azione semplice, innocua apparentemente, che però in realtà ha delle conseguenze effettive sull'ambiente, perché una mail di un gigabyte emette all'incirca 1,9 grammi di CO2 nell'atmosfera. E quindi la questione è questa, cioè prima di affidarci ciecamente quindi ad un'intelligenza artificiale, ad uno strumento per azioni che sono ben più complesse dell'invio di una semplice mail, dobbiamo essere sicuri di essere in grado di saperlo governare, questo strumento. E è per questo che di fronte alla domanda è necessario l'ausilio di intelligenza artificiale per aiutare la sostenibilità ambientale, la nostra risposta è questa. L'intelligenza artificiale è uno strumento, in quanto tale eventualmente può effettivamente fornire un supporto all'uomo, diciamo, ma ciò che è necessario per aiutare la sostenibilità ambientale è un allontanamento dalla visione antropocentrica che caratterizza l'approccio economico e sociale occidentale. D'altronde lo avrebbe messo in evidenza Jacopo, e mi dispiace che in realtà non ci sia stata l'occasione, ma necessario per definizione significa che si tratta di qualcosa che è nel modo in cui è proprio perché non potrebbe essere altrimenti. E in realtà non è così. L'intelligenza artificiale non è necessaria in senso stretto, perché se in questo momento chiudessimo tutte le centrali di idrocarburi, se
chiudessimo gli allevamenti intensivi, andremmo incontro ad un modello effettivamente sostenibile che si potrebbe effettivamente realizzare col tempo e che non dipende esclusivamente e direttamente dall'intelligenza artificiale. E quindi è la transizione verso un modello sostenibile ad essere necessaria, non l'intelligenza artificiale. Mentre invece poi questa transizione sicuramente può passare effettivamente anche dalla tecnologia, ma soltanto nel tentativo allora di accelerare i ritmi. E se c'è un modo per conciliare intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale, allora risiede nell'uomo e nella sua capacità di non di appropriarsi di tutto ciò che lo circonda in veste di brutale predatore che massimizza profitti, ma in qualità di nel modo di proporsi in qualità di decisore responsabile. Vi ringrazio, ho concluso. Grazie infinite ad entrambe le squadre e per aver dimostrato e argomentato quanto è significativo mettersi sempre dalla parte opposta, perché i temi che noi affrontiamo durante i tornei della palestra di botta e risposta sono temi che vanno dalla filosofia, scientifici e sociali, però sia le ragazze che i ragazzi non necessariamente sostengono il proprio credo, ma anzi alle volte sono, diciamo, vincolati nel sostenere qualcosa che non pensano. Ma questa non è una costrizione negativa, perché va sempre bene mettersi dal punto di vista dell'altro. Detto questo, congratulazioni ancora, faccio un applauso a nome anche dei formatori, delle squadre. Do la parola nuovamente al professor Simonetta. Grazie a tutte e a tutti. Allora, grazie Leonardo. Dunque, a questo punto, in genere, in un dibattito ci sarebbe quello che è il verdetto della giuria, che stabilirebbe qual è la squadra che esce vincitrice dalla disputa. In questa occasione, sia perché per esigenze di tempo e di situazione dovuta all'online, abbiamo adottato una versione leggermente ridotta, sia per ribadire ulteriormente che non siamo all'interno di un contesto di competizione, ma siamo piuttosto all'interno di un contesto di cooperazione, come diceva Leonardo. Quelli non sono i punti di vista personali dei ragazzi, quelli sono punti di vista che a cui loro hanno dato voce per tentarli e testarli e verificare quanto reggono e quanto invece vanno rivisti, vanno completati, va bene? Ecco, quindi non ci sarà la proclamazione della squadra vincitrice, ci sarà piuttosto un momento in cui i giudici, che sono il professor Cattani che abbiamo sentito prima, Bruno Mastroianni che abbiamo sentito prima, anche Andrea Pedot, o forse bisognerebbe dire Pedot, che è un giovane studioso di medicina e intelligenza artificiale, in quanto membri della giuria, ecco, evidenzieranno delle caratteristiche positive che le argomentazioni delle due squadre hanno presentato. Nel passargli la parola, io però comunico a tutti i disputanti e anche a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo su YouTube l'entusiasmo che ha manifestato anche nella nostra chat interna della piattaforma di teleconferenza la platea dei relatori. Ma perché devo dire la platea dei relatori e non dire esattamente il nome di Emanuela Girardi, che ha detto che i ragazzi sono fantastici e soprattutto che c'era una delle domande che trovava tremendamente adatta, azzeccata e sfidante? Ci saranno altre occasioni, Manuela, per discuterne insieme. Prego, professor Cattani, per questa, diciamo così, questa evidenziatura dei luoghi notevoli delle argomentazioni delle due squadre. Gianluca, hai detto bene. Ho l'audio attivo, sì? Sì. Mi sentite? Sì.
Allora, hai detto bene Gianluca, perché dunque la fase, la conclusione di questo, diciamo, della palestra, degli incontri palestra di voto e risposta, non è precisamente e solamente il verdetto dei giudici, che valuta che cosa sono, che sa la prestazione dei disputanti, ma non interviene necessariamente, riprendo l'aggettivo importante, centrale di questo dibattito, sul merito della questione. Solitamente si conclude con una fase che non è soggetta a valutazione e che è il cosiddetto il riconoscimento, cioè ciascuna squadra si impegna a riconoscere quali sono stati gli argomenti migliori della controparte, quali sono state le obiezioni o le confutazioni che hanno messo più in difficoltà e soprattutto qual è stato, chiamiamola l'istanza, cioè il punto di partenza, la premessa, da cui il primo chiodo da cui è partito la catena argomentativa della controparte. Già è un risultato ottimo, quello di cui parlava il professore Poccianti prima, quello di riconoscere che noi siamo in disaccordo e in polemica, ma perché il nostro punto di partenza è diverso. Perché io privilegio la sicurezza mentre tu parti dai come valore prioritario la libertà. Già questo è un risultato importante. Però la cosa, e anche questo riprendo un riferimento fatto dal professor Poccianti, non si discute per vincere o per asfaltare appunto l'interlocutore, ma diciamo si dovrebbe discutere per capire. E quindi diciamo io direi che il verdetto dei giudici, di cui oggi vi risparmiamo, no, non è la cosa più importante. La cosa più importante è invece quello che dice Aristotele al termine del suo trattato La Retorica. Che cosa dice? Ho parlato, sapete, giudicate. Bene, noi adottiamo la stessa, si può dire, la stessa filosofia, la stessa consegna. Hanno discusso, va bene, avete ascoltato, ne sapete, ne sappiamo di più, abbiamo degli elementi per giudicare, per mettere sui piatti della bilancia le ragioni pro e le ragioni contro. Che cosa? Allora noi faremo con il dottor Bruno Mastroianni, no? Il quale è felicemente con noi, essendo il teorico della disputa felice, no? E assieme al dottor Leonardo Galantucci, che è un filosofo, un formatore, un giudice, un allenatore, non solo di palestra di botta risposta, ma anche un allenatore sportivo, e assieme ad Andrea Pedot, che è il gruppo di ricerca dell'Università di Padova, laboratorio di intelligenza artificiale per le scienze belliche. Bene, noi faremo noi così una sorta di riconoscimento al posto dei disputanti. E io voglio cominciare dicendo che io ho apprezzato molto intanto l'equilibrio di questo dibattito. Non è stato un dibattito, diciamo, c'è stato un dibattito in cui ogni squadra ha riconosciuto le ragioni dell'interlocutore. Un dibattito in cui, alla fine, forse questo si poteva fare anche prima, è stato, così voglio dire, diciamo, spuntato, il termine centrale di questo dibattito è necessario. Ecco, sono stati definiti bene sostenibilità, intelligenza artificiale, forse necessario, poteva essere definito, diciamo, fin dall'inizio. Necessario non significa utile, necessario non è un ausilio, necessario è un termine forte. E, però ripeto, mi piace che non c'è stata quella polarizzazione che crea a volte questo dibattito, non c'è stata la assolutizzazione. Ci sono state anche, perché nei dibattiti sono importanti non solamente la logica, la correttezza logica, ma anche l'efficacia retorica, ci sono state anche delle immagini efficaci che ai fini persuasivi contano. Perché in un dibattito teniamo presente che conta la
diciamo, la forza della tesi, l'integrità dell'edificio, conta la forza del disputante, quindi la sua capacità dialettica, e conta la forza persuasiva nei confronti dell'uditorio. Quindi anche al ricorso dell'immagine, tipo, ne cito una tanto, la pala contro la ruspa, va bene, ha una sua efficacia, molto più che non il ragionamento, diciamo, pulito, perfetto, va bene? Noi per esempio nel campo adesso del dibattito attuale dei vaccini possiamo benissimo presentare diagrammi e far valere, diciamo, la superiorità dei vantaggi rispetto ai rischi, ma noi potremmo usare diciamo immagini molto più efficaci e persuasive. Non so se c'è il tempo per fare l'esempio, ma comunque, diciamo, a seconda del contesto, noi potremmo usare diciamo, immagini, metafore e similitudini. Ho apprezzato soprattutto le difese e l'uso di dati precisi, quindi non sono stati discorsi, si può dire, non sono state pure enunciazioni, ci sono state dati, ragioni e fonti pertinenti. E io chiuderei solo in questo modo, dicendo che visto che il tema, noi siamo all'interno di una conferenza che si intitola appunto all'intelligenza artificiale e agli obiettivi di sostenibilità. Bene, io aggiungerei ai 17 obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, cioè quella ambientale, quella sociale, quella economica, io ne aggiungerei un 18esimo, che è proprio la sostenibilità di un dibattito. La capacità di sostenere un confronto, come diceva Bruno prima, pubblico, sia in forma dialogica sia in forma polemica. Perché noi discutiamo sempre, discutiamo tanto, ma non siamo stati educati alle regole e alle mosse del dibattito, ai diritti e ai doveri di un buon dibattito. E io direi che una persona colta, deve avere seguito un discorso di disputa. Questo tra l'altro era il segreto della scuola che c'era una volta, della scuola in cui c'era la disputa, la disputatio, e in cui si insegnava la buona retorica, non la retorica della figura, ma la retorica delle argomentazioni. Ed è auspicabile, come diceva Gianluca, che questo ci sia, torni nel futuro, perché siano più sostenibili, vuoi sul futuro, vuoi dibattiti che saranno sempre più frequenti in un mondo sempre più controversiale e multiculturale. Ed è per questo che abbiamo introdotto questa attività esattamente 20 anni fa, precisamente 20 anni fa, nel 2001. Vorrei sentire gli altri, diciamo, gli altri, perché noi oggi non facciamo da giudici, facciamo solo gli opinionisti, da Domenica Sportiva, posto Domenica Sportiva. Darei la parola a Bruno. Allora sì, brevemente, intanto anch'io veramente faccio complimenti alle squadre perché è stato un dibattito davvero bello e secondo me è stata una disputa felice. E da come si capisce che una disputa è felice? Io ho un metodo che applico sempre: una contrapposizione, quindi una disputa infelice perché non è una vera disputa, non genera vera partecipazione. Cioè quando vediamo due contrapporsi ci viene voglia soltanto di schierarci o con l'uno o con l'altro, perché li eleggiamo a rappresentanti delle nostre idee. Quando è che la disputa è felice? Quando da due posizioni differenti si entra in contraddizione, non in contrapposizione, e quando emergono le contraddizioni, quello che ci verrebbe da fare è voler intervenire. Io sono sicuro che nel pubblico, perché a me è venuta voglia, nel pubblico molti avranno avuto la voglia, vorrei dire qualcosa anch'io, significa che queste ragazze e questi ragazzi hanno mosso il nostro pensiero e ci hanno regalato un momento di felicità, perché ci hanno voluto mettere dentro a queste contraddizioni. Dal punto di vista dei contenuti, io ho apprezzato molto che il loro scambio
con la partecipazione di entrambi ha messo in luce dei dilemmi che credo siano centrali oggi su questo tema, no? Il dilemma del tempo. Se abbiamo fretta, se non abbiamo tempo per risolvere il problema della sostenibilità, lo possiamo investire per l'intelligenza artificiale che ci dovrebbe far guadagnare tempo, cioè ci farà guadagnare tempo o ci farà perdere tempo per qualcosa che dovremmo, su cui dovremmo agire prima. È un dilemma che non si risolve, è un dilemma che deve stare lì per guidarci nelle scelte. E penso che le due squadre siano state bravissime nel loro confrontarsi a tirare fuori questo dilemma. Il secondo è quello dell'umano e tecnologico, no? E la squadra contro, secondo me, efficacemente è riuscita a tirare fuori questo tema e dire: ma se finora dal punto di vista umano non siamo stati sostenibili, possibile che sarà solo il tecnologico, un principio tecnologico di intelligenza artificiale nel facilitarci le azioni a farci cambiare rotta? Però dall'altra anche la squadra pro è stata molto brava a mettere in luce come senza questo aiuto tecnologico, senza questa amplificazione delle possibilità umane, non si va avanti. Cioè è stata brava la squadra pro a far capire come da sempre ci sono questi problemi e sempre rimarranno. Quello mi ha convinto, è stato molto convincente, ho trovato quella linea argomentativa. Poi sul necessaria, sono d'accordo con il professor Cattani, alla fine è arrivato il cosa intendeva ogni squadra per necessaria. Anch'io dico, quindi questo è positivo, perché è una questione: è necessario o sufficiente, è solo sufficiente o non necessario, eccetera eccetera, intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile e per raggiungere gli obiettivi. E quindi qui c'è un più e un meno da parte mia, un pro e un positivo e un negativo, soprattutto per tradurlo in un consiglio che vale per tutti noi. Quando si incomincia a discutere, subito bisogna esplicitare come si intendono i termini della questione, il più possibile, perché quello garantisce che tutto il resto possa avvenire molto più fluidamente, molto più chiaramente, cosa si intende per necessaria, e soprattutto rimanere sullo scontro sul necessaria. Sarebbe stato importante metterlo ancora di più nelle fasi iniziali, non solo nelle finali, però ci siamo arrivati, quindi comunque siamo felici di questo. E un'altra cosa molto positiva, e poi passo a qualcosa di negativo, perché io pure sono un po' il teorico del dissenso, quindi un po' di dissenso ce lo devo mettere anch'io, così ci serve a tutti per migliorare. Un'altra cosa molto positiva che ho apprezzato tantissimo è la naturalezza, la chiarezza e anche la capacità di avere dei momenti enfatici da parte di molte disputanti e disputanti. Sono stati e state davvero fluidi, di una buona esposizione, proprio tra l'altro a video e microfono, che sappiamo che riduce un po' di possibilità umane nella trasmissione. E invece devo dire che su questo faccio i complimenti a tutte e tutti, perché siete stati a un livello di esposizione in pubblico davvero notevole, quindi questo va assolutamente rilevato dai giudici. E infine le parti un po' più deboli secondo me sono quelle per cui serve la palestra di botta e risposta, cioè la parte del dialogo socratico e la parte di replica e difesa sono i momenti più preziosi, perché sono quelli dove viene fuori il dissenso, no? Allora, per esempio, per il dialogo socratico ho sentito un po' poca, cioè il dialogo socratico dovrebbe essere un dialogo con domande che cercano di mettere in evidenza in modo veloce le contraddizioni, le lacune dell'altro, e anche un po' con un po' più di incalzare. Voi siete stati molto corretti ed equilibrati, ed è giusto essere corretti e equilibrati, però l'essere anche un po' puntuti nel contraddire è compatibile con l'equilibrato. Ecco, quindi su quello secondo me si può lavorare per rendere quel dialogo socratico ancora più, che assomiglia a fare delle domande che portano l'altro a un po' entrare in contraddizione o a far notare al pubblico che mancano dei pezzi. Stessa cosa nella fase di replica, replica e difesa, ogni tanto mi sono sembrate più simili alle argomentazioni, ma questo è normale che succeda, eh? Però per dirci, quella lì pure è il momento in cui uno dovrebbe prendere quello che ha detto l'altro, l'altra squadra, per bene, e incominciare a dire, intanto scegliere di che cosa mi occupo delle loro argomentazioni, perché non è che si può prendere tutto quello che hanno detto gli altri, no? Quindi la prima cosa è fare una scelta. La seconda è incominciare a dire cosa posso accettare e fino a che punto, per poi sottolineare dove invece dissento, no? Questo di solito è un ottimo movimento per dimostrare che ho ascoltato, cioè voi l'avete fatto, non dico che non l'abbiate fatto, però è uno dei modi. Poi soprattutto notare che se manca qualcosa bisogna chiedere, cioè bisogna far notare al pubblico, dire per esempio l'altra squadra
ha sostenuto questo, ma non ci ha spiegato le ragioni o non ci ha dato delle cause sufficienti, o le cause, i dati che ci ha dato sono, non so, inattendibili o poco attendibili o non pertinenti. È stato fatto, ma poteva essere fatto ancora meglio. Tutto questo lo dico non perché sia stato un difetto in questo dibattito, ma lo dico per, come dire, fare il mio solito spot verso il dissenso ben espresso, che è quello che veramente ci attiva l'intelligenza. Io lo applico a me stesso. Se ci fate caso, e io lo applico, quando parlo di qualcosa, mi viene sempre da dire, cioè mi viene sempre da notare se sto esplicitando perché. E mi accorgo che tante volte, se qualcuno mi chiedesse perché, a me verrebbe da rispondere perché sì. Ecco, noi dobbiamo evitare questo, perché perché sì non è una risposta, o perché no, no? A seconda, la risposta vera al perché è emettere ragioni, motivi e cause. Nel dibattito, la parte più preziosa dove questo deve venire fuori è proprio in quella fase di dialogo socratico in replica e difesa. Quindi per me è un ringraziamento a voi e uno spot a questa parte importante del protocollo che va sempre molto ben curata. Quindi grazie a tutte e tutti. Un momento privilegiato di un buon discorso e di un buon dibattito è la parte finale, ed è per questo Andrea, che affidiamo ad Andrea, esperto di intelligenza artificiale e di medicina, il finale. Andrea, perché hai un compito importante, perché i tecnici di Università di Milano Bicocca, che ci sta ospitando con le strutture informatiche, hanno la necessità di chiudere a breve, quindi fai assolutamente la tua parte con l'impegno che compete ad andare incontro alle esigenze dei tecnici. Scusami prof, era per precisare questa cosa ad Andrea. No, ma anche la conclusione deve essere sintetica, una delle caratteristiche di conclusione, chiara, sintetica. Vai Andrea. Grazie mille a tutti quanti. Ecco, forse come studente di medicina, la parte che ho accolto di più, che ho preferito, no, all'inizio, all'entrare di questi temi, sono stati proprio gli esempi concreti, no? Che le squadre hanno fornito degli esempi concreti che hanno permesso poi di ragionare poi sulle ramificazioni che questi possono avere. E la seconda cosa che ho apprezzato è che, anche se di solito il dibattito, no, tende un po' a focalizzarsi, a linearizzarsi su chi ha tanta fiducia nell'uomo, ha tanta fiducia nell'intelligenza artificiale, chi ha poca fiducia nell'uomo, pensa che sia corrotto, ha poca fiducia, no, anche nell'intelligenza artificiale, che questa possa risolvere i problemi. Questo è uno degli assi su cui ci si blocca di solito, no? Il dibattito, a partire da quello, da questo punto che è stato introdotto dall'argomentazione, invece è andato avanti, no? Abbiamo chiuso alla fine con un bellissimo collegamento tra quello che è l'intelligenza artificiale in mezzo all'uomo e poi il legame con la sostenibilità, no, alle gare. Quindi questo è stato un avanzamento nel dibattito, che poi vede l'uomo appunto in questo suo ruolo molto dialettico, no? Cioè lo mettiamo in cabina di regia, lo mettiamo al timone per permettergli poi di direzionare, no? Quelli che sono quegli strumenti che si trova ad usare. È un po', secondo me, così un po' come il medico, no? È un po' nelle scienze sociali, no? È un po' quella persona che mescola la conoscenza fisica e medica e biologica con quello che invece è tutto quello che è il sapere umano, il sapere antropologico, no? Deve sapere mescolare abilmente queste due cose. Allo stesso modo, forse gli ingegneri che progettano questi sistemi di intelligenza artificiale devono diventare un po' più medici, no? Prendere la parte più tecnica e imparare a mescolarla sapientemente con la parte più umana, con la parte più antropologica e più sociale, no? Se vogliamo raggiungere lo sviluppo sostenibile. Io penso che i partecipanti ci abbiano proprio portato per mano all'interno della loro discussione nel prendere consapevolezza di questo processo. Ecco, anche giusto così poi chiudo e vi ripasso la parola. E l'ultima parte che mi porto a casa da questa è proprio su questa differenza, no, tra avanzamento tecnologico e invece progresso, no? Questa differenza, e secondo me anche su questo i partecipanti ci hanno offerto un'ottima prospettiva poi a partire da domani in poi. Grazie davvero a tutti, vi rilascio la parola. Benissimo, grazie a tutti, grazie ai ragazzi e a tutta l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Presidente,
Chiudi tutto tu e non ti far bacchettare dai tecnici di Bicocca. No, nessuno ha detto niente, sono io che mi preoccupavo che stiamo andando lunghi e che non volevo. E quindi io ringrazio tutti, mi è piaciuta tanto. Credo che, come si diceva da ragazzi, io ho fatto tanta controinformazione sulla scienza e abbiamo scritto un libro che si intitolava Non finisce qui. Ecco, io prendo questo motto per dire questa cosa, non finisce qui. Va bene, perché noi su questo possiamo ancora ragionare. Credo che sia un ragionamento che possiamo portare in evidenza per il bene di tutti. Quindi io direi che ci fermiamo. Ringrazio tutti i partecipanti, ma ringrazio anche chi c'è stato a sentire con pazienza e spero che da questo ne sia un arricchimento per tutti. Grazie.